Quindi l'attesa è grande, il Movimento 5 Stelle può davvero cambiare l'Italia? È come chiedere all'oste se è buono il vino. Io sì, però sono del Movimento 5 Stelle. I cittadini devono, gli italiani devono capire che non basta votare, che non basta 150 parlamentari. Qua la situazione è incancrenita, siamo, non lo so, la democrazia non è, è sospesa. Non so se ci rendiamo conto che oggi le principali decisioni sul futuro dell'Italia le prende un premier, Renzi, non eletto da nessuno, forse è eletto dalle banche, insieme ad Alfano, che è un ministro dell'interno indagato per abuso d'ufficio e che ha un partito del 2% con più indagati che elettori, e insieme a, Verdini, che gli è stato mandato da Berlusconi, e Verdini è un plurindagato e rinviato a giudizio per corruzione. Non lo so se ci sembra normale che questo avvenga in Italia. Cioè, la democrazia è sospesa dal 2011 e il Movimento 5 Stelle rappresenta l'unico argine a una deriva dittatoriale, che però la dittatura nuova non è che utilizza olio di ricino e manganelli, utilizza il sistema mediatico. Alla luce di tutto questo, da dove ripartire? Perché giustamente lei ha detto che il momento è difficile, c'è tanta confusione. Ripartendo certamente dalla democrazia e dal potere che deve tornare al popolo italiano, e dal punto di vista produttivo l'unico modo per ripartire in Italia è il sostegno alla piccola e media impresa, quindi artigianato, impresa agricola, cultura, questo è il nostro futuro. Non abbiamo altra chance. Se pensiamo di uscire fuori da questa benedetta crisi comprando i derivati, facendo speculazione, investendo sul cemento, sulle trivellazioni, sull'acciaio, insomma, non so se avete letto i livelli di diossina di oggi, insomma, le persone muoiono a Taranto. È la follia di questo sistema che si finanzia grazie a questi lobbisti, gli deve dare qualcosa indietro. Ma il Movimento propone questo, spending review a cominciare dai pezzi grossi della politica, investimenti seri nella piccola e media impresa, un reddito di cittadinanza, perché le persone non possono campare, i pensionati, con 440 euro al mese. Non è possibile, non è degno. Ci sono il 28% degli italiani a rischio povertà, questa è l'Italia che ci hanno lasciato i partiti. Se i cittadini italiani vogliono darci una mano e vogliono mettersi pure loro in gioco a cambiare, bene, altrimenti il baratro è dietro l'angolo. Pier Giorgio Fabbri, consigliere regionale 5 Stelle, come si esce da questo incontro così intenso, così vicino alla gente, da questo dialogo che c'è stato con i parlamentari presenti? Hai visto, sono due persone eccezionali, si esce caricati, i giovani hanno partecipato, le domande sono state molte, si sono messe alla pari nostra, no? Gente comune che si impegna veramente per cambiare l'Italia, e la cosa è il segreto del Movimento, il cittadino dentro la stanza dei bottoni che tenta di raccontare cosa succede e tenta di migliorare un po' la gestione della cosa pubblica. Io dico che comunque il messaggio che è stato lanciato anche dal senatore Morra, dobbiamo tornare a fare politica, quindi coinvolgere anche questi giovani, può essere questo un discorso importante? È obbligatorio perché gente che ha un'esperienza diversa dalla nostra, perché è nata in un altro, no? In un altro decennio, gente che è digitalizzata da quando era bambina, gente che quindi ha un'altra mentalità, che ha un altro grado di istruzione, le scuole sono cambiate. Ecco, noi stiamo trascinando un modello che non è più sostenibile. A livello globale si vede, tutte le istituzioni, tutti i servizi vanno decadendo. Quindi la sfida per il nuovo è proprio questo qui, avere la vitalità, avere delle idee nuove, avere il coraggio di cambiare il sistema. Solo i giovani ci possono fare, noi stiamo traghettando, poi tra un mandato andremo via, insomma. Martino Bracciavento, lui ha lavorato per organizzare questo incontro, un incontro davvero affollato, tutto bene, forse una stanza troppo stretta per soddisfare la curiosità di tanta gente. E purtroppo avevamo già previsto questo incontro da un po' di tempo, solo che l'altra sala era occupata dai campionati di lingue, quindi non potevamo, o la facevamo qui, oppure, anche perché poi l'università il sabato chiude prima, quindi non eravamo nelle condizioni di poter poi fare la manifestazione in questo modo qui. Ecco. Abbiamo visto studenti ma anche non studenti, tanta gente, la curiosità cresce attorno al Movimento. Pare di sì, molta gente pare che sia rimasta anche fuori, quindi qualcuno mi ha mandato l'SMS dicendo sto fuori, sto guardando dal cellulare, perché davano la diretta streaming, quindi abbiamo cercato di fare il possibile. Questo è il primo, poi, come ho detto all'inizio, dei 5 eventi che facciamo. Settimana prossima facciamo il ruolo dei cattolici nella politica italiana, verranno altri parlamentari, verrà Buttiglione, verrà Fioroni, verrà Alessandro Forlani, poi ne faremo una sulle unioni civili, una su quale governo per l'Italia e una su legalizzazione delle droghe leggere, favorevole e contrarie. Quindi questo rientra in un progetto dell'associazione che faremo da oggi, è iniziato oggi, finirà il 30 d'aprile.